Io dico questo, che secondo me il Napoli intanto, al di là della sconfitta con la Roma, certo quella una batosta in casa non si può certo giustificare così a cuor leggero. Il Napoli ha fallito molte volte proprio contro squadre di minor livello e questo la dice lunga sul livello di maturità del Napoli. Ma poi ci sono delle dichiarazioni di De Laurentiis che secondo me non fanno altro che incattivire l'ambiente calcistico, esacerbare gli animi e poi io penso che De Laurentiis, prima di pensare evidentemente a questa ossessione della Juventus, pensa e dice: se io avessi il fatturato della Juve, se io avessi, fossi come la Juve, e io dico: allora sforzati di essere come la Juve invece di gettare fango sulla Juve. E prima di pensare ai fatti di casa Juve, io penserei ai fatti di casa Napoli. E quindi questa sconfitta del Napoli in queste proporzioni in casa, beh, penso che dovrebbe indurre De Laurentiis a, ripeto, vedere più nell'orticello di casa propria, perché qui se piove per De Laurentiis o nevica è anche colpa della Juventus, è sempre e comunque colpa della Juventus. Allora, quando ci sono dei deficit evidentemente di carattere, di preparazione, non so di che cosa, che evidentemente frenano il Napoli, beh, io cercherei di, ripeto, guardare nell'orticello di casa.